Eccoci qui, siamo con Claudio Lauretti, ancora buongiorno, buongiorno alla nostra splendida Michela Di Maso. Lauretti Cati, a saluto, era una mia compagna di scuola che ricordo con grande affetto e quindi la saluto davvero con grande... Lei, Marco, il fratello. Allora, sempre il microfono, guarda, vedi la differenza tra te e Grillo, che lui ha capito dove deve parlare per farsi sentire. Io ancora no. E tu ancora no, ma è presto. Politica, 22 anni, studente in giurisprudenza, Università Tor Vergata. Destra o sinistra? Tendenzialmente a destra. Perché? Che significa tendenzialmente a destra? Perché ti rivedi più in questa area di destra? Ma non tanto per l'area, cioè nel senso che al giorno d'oggi i partiti svolgono tutti la stessa funzione, quella di inutilità per il popolo. Perdonami, siamo ai tempi setti da radio, hai detto di destra. Sì. Allora, chiedo a Uragano, ma è una bellissima e vivace curiosità questa. E grazie a te posso anche esaudire questa mia domanda. Che significa per un ragazzo di 22 anni essere di destra? Rifarsi a quale valori? Beh, quelli del, diciamo anche in un certo senso del ventennio fascista, quelli dei valori della patria, della famiglia. Bello, perché c'hai le idee confuse, ragazzi, è nato subito a via la cosa più scomoda. So, allora, così, no, ci mancherebbe, ognuno dice quello che vuole. E un periodo così lontano, tra l'altro. Con i suoi alti e bassi, ma non solo bassi, come vogliono far credere. Certo. Allora. Non credo Sergio che verrebbe, per ovvi motivi che poi ti dirò dopo. Quindi la patria, la famiglia, il lavoro sono in un momento di grande crisi, sono questi. Sì, ma degenerata anche, diciamo, dalla crisi che comunque devasta il nostro paese, sia sotto un profilo economico e sociale, quindi non solo politico come tanti vogliono far credere. Ovvero, nel senso, le famiglie, i giovani, come possiamo essere in tanti. Le difficoltà partono anche dal denaro proprio che si ha a casa, cioè nel senso della fatica che le famiglie fanno per riaffire mese, dei sacrifici che i genitori fanno per i propri figli, per cercare di dargli un futuro. Io credo che tu viva questa cosa del tuo orientamento politico, lo erediti in famiglia, una simpatia che si respira in famiglia o no? Non proprio, diciamo, nel senso, un'analisi razionale di quello che può essere. Quindi hai fatto un accostamento impegnativo, ma tu ti comporti da bravo balilla, cioè nel senso non sporchi i muri, butti tutto nel cestino, sì, ti alzi quando una donna è sull'autobus, tutto a posto. Perché no? Bisogna dare buon esempio dall'alto verso il basso, non tocca... Allora, gente come potrebbe testimoniare. Veniamo a noi. mi sembra che io cado in questa tentazione, ma per ovvi motivi anche familiari. Credo che oggi la partita sia più ampia. Detto questo, ho pagato sulla mia pelle, riporto un'esperienza, questa oggettiva più che soggettiva, che alienare, decontaminare la discussione politica da un aspetto ideologico significa giusto impoverirla e sacrificarla, per esempio, alla politica finanziaria, perché l'universo si tiene in equilibrio perché ha le sue grandi leggi: il bianco e il nero, il bene e il male, il sud e il nord, polo negativo, polo positivo. Quindi ci deve essere una forza di destra e una forza di sinistra. Ovvio. Adesso mi trovi a difendere Grillo, però, cosa che a me non piace, l'ho sempre detto. A te non piace Grillo per quale motivo? Perché reputo impensabile che si possa gestire tutto tramite la sua convinzione dell'internet, de passare, cioè nel senso, per sfoltire la pubblica amministrazione i costi è giusto cercare di utilizzare le procedure informatiche, ma non estremizzandole come vuole lui, nel senso, cioè, si dimentica a volte di gente anche anziana che non può che... Non solo, ma è disumanizzare anche la politica. Esatto, nel senso, la politica è fatta dalle persone che ci credono, da quelle che comunque sono convinte di quello che fanno e non per scopi personali di soldi e di interessi, cosa che ad oggi invece il denaro viene messo al centro e non l'uomo quanto essere. Quindi è giusto che si ricercano questi obiettivi di persona, di umanità, ma non meccanizzare tutto tramite internet. Per questo Grillo comunque è il motivo principale per cui non lo condivido. Allora, questo ce lo chiede la redazione di Affari Italiani, che facciamo anche noi. Allora, se volete ovviamente partecipare, 342 41 51 406, ripeto 342 41 51 406. Aspetta, però datemi la domanda anche con i messaggi con i nomi, così li facciamo riportare direttamente da Affari Italiani con i vostri nomi. La vittoria di Grillo è il politico, l'unico vero Antimonti è lui, cosa ne pensate? È davvero Grillo l'Antimonti? È davvero Grillo la soluzione politica
ai disastri che sta vivendo il paese. Noi abbiamo fatto come provocazione Movimento 5 Stelle con scritto no euro e oggi leggo: Grillo torna all'attacco dei partiti, se non si tagliano i finanziamenti si spazzano via loro, ma sembra che nel programma la storia dei finanziamenti non venga contemplata dal Movimento 5 Stelle, poi rilancia: usciamo dall'euro. Movimento 5 Stelle suggerisce al Movimento 5 Stelle. Aspetta. 342-415-1406. Secondo voi è Grillo il vero antagonista della politica dei partiti di Monti? È lui la soluzione politica alle gravi crisi che colpiscono, perturbano il paese? Rispondete e noi ve ne siamo grati. Dimmi, voglio fare un attimo una riflessione su questo, sui finanziamenti dei partiti. Ci dimentichiamo un fatto, un dettaglio anche per me importante, che se tagliamo i finanziamenti pubblici come nella maniera come vuole Grillo, i privati prenderanno sempre più potere, chi ci avrà più soldi potrà fare politica a quel punto, e non chi veramente la può fare e può ottenere un aiuto dallo Stato, qualunque esso sia. Però qui lui parla di taglio, quindi almeno nell'aspetto dialettico, sì, propagandistico, lui dice quel denaro che servirebbe a garantire l'attività politica, sì, non l'esubero. Quella è una cattiva gestione, non è detto che i soldi che siano dati siano troppi o pochi, nel senso, se uno li sa gestire, li sa far funzionare per gli scopi giusti, non sono mai pochi i soldi, quindi secondo me parlare di tagli è sbagliato, secondo me è di gestione, perché sennò si rischia che i privati intervengano, come già avviene in tante altre situazioni, in maniera che incidono realmente sulla situazione delle scelte dello Stato. Il che non mi pare un dettaglio da poco. Qui c'è l'analisi di Marco Marturano: le recenti amministrative hanno decretato la vittoria di quello che Bersani ha chiamato l'usato sicuro e che essenzialmente nella maggior parte dei casi è il candidato del centrosinistra, e il secondo vincitore invece è l'esatto contrario dell'usato sicuro, si chiama Beppe Grillo, e non è più un movimento ma chiaramente un partito che ottiene un risultato eccezionale, che è un risultato politico e non antipolitico. Tra le ragioni per cui quest'anno il risultato di 5 Stelle è così significativo va sicuramente identificata quella di poter facilmente attribuire al partito guidato dal comico genovese la migliore e più chiara posizione di avversità al governo Monti, prima ancora che a quella politica tradizionale ai partiti. Grillo guadagna consenso soprattutto, quindi, come è vero, anti-Monti, le posizioni assunte dal regista della nascita del governo Monti, il presidente Napolitano, nei confronti di Grillo hanno ulteriormente rafforzato il ruolo di antidoto a Monti del comico genovese. L'analisi di Marco Marturano è questa: ma Ferrando dal Partito dei Comunisti Lavoratori, Roberto Fiore da Forza Nuova lo dicono da anni, ma a loro questa chance, questa opportunità, questa visibilità non gli è stata concessa. Evidentemente erano poco graditi o poco inclini al potere, mentre al comico genovese questa opportunità è stata largamente data. Capisce, Lauretti? Sì. Lei è un nostalgico, c'ha 20 anni, si goda la vita, si goda i suoi 20 anni, scherzo ovviamente. Allora, questa era per Oliviero Bea. Non sono mai stato un pessimista per natura, ma penso che anche se ai vertici della politica ci fossero persone senza interessi, anche persone serie di spessore sarebbero comunque strette nella morsa dei grandi poteri, con solo due soluzioni: asservirsi o essere schiacciati. Andrea 74, Ferrando e Fiore sono due vittime di questa politica. E poi c'è Massimiliano che scrive: assolutamente no. C'è anche tutto un forum qui sulla nostra pagina, adesso la mettiamo. Lei, Di Maso, proprio niente, non prova nessuna pulsione, nessuna emozione per la politica. No, assolutamente, anche perché quando ti ritrovi a guardare programmi come Ballarò o Report, come ho già detto, cioè senti sempre le solite storie, tagli, cioè non vedo due facciate, due partiti che si contrastano, vedo solamente continui scambi di idee, ma che si, diciamo, convergono solamente negli interessi. Non mi interesso, anche per, diciamo, questo è un mio limite, ovviamente, non è che lo nascondo, però non mi dà proprio nulla. Preferisco passare una serata intera piuttosto che guardare il telegiornale a leggere un libro. Quali sono le vostre attività? Cioè, per esempio, cosa fai te? Io? Va bene, la vita, gioco a tennis, quindi sono atleta, no? Ci provo. Passi molto tempo su internet? Tu passi molto tempo su internet, Michela? Sì, abbastanza. Diciamo di cosa parlate? Aspetta, prima Michela, vabbè, di cosa parli su internet? Quali sono le attività che curi? No, di cosa parli, ci mancherebbe, gli aspetti personali. Io principalmente, diciamo, mi dedico alla musica. Sì, diciamo, cerco di ampliare la mia cultura sotto quel punto di vista. Poi ovviamente uso Facebook per comunicare, però non... Certo.
diciamo, a livello scolastico, per le ricerche, studiando all'università, comunque sia, è un mezzo importante, non è da nascondere, però sempre in modo, cioè usato in modo appropriato. Tu usi internet, Claudio? Sì, abbastanza. Per fare cosa? Non gli aspetti personali di Morchià, ci mancherebbe. E apposta bello abbronzato, eh? Paraculo, sta in mezzo al campo a giocare a tennis. Sei bravo, c'hai anche il fisico. Vabbè, sei normale. Sei asciutto, atleta. Sì, quello sì, corro. Beh, corre. Mi abbono core, con lui, Sandrino, Cori e Mirko, antichi ricordi. Correvamo una volta, che c'è? Piano piano, abbiamo corso, abbiamo dato. È un modo dove si può fare anche politica internet. Tra i giovani la questione politica è avvertita. Sì, ma è molto anche trascurata e interpretata male. Perché ci si limita al folklore, viva sì, Duce, viva no, Stalin. Non serve a nulla, nel senso, no, non è che se uno scende in piazza e distrugge tutto, urla quattro nomi del passato. Ma non è politica quella, non quella è politica, delinquenza, esatto. Urbana, è un'altra cosa. Però cioè, tanti la interpretano così, sbagliando clamorosamente. Ma sono delinquenti. Su Grillo penso che sia bravo ed attendibile nel demolire, nel picconare questo governo. L'aspetto che convince meno, almeno secondo me, è l'aspetto propositivo, come a dire: condivido ciò che dice sui mali, ma non tanto le cure che propone. Ciao Andrea. 342 41 51 406. State partecipando a un sondaggio che ci ha inviato anche la redazione di Affari Italiani. È secondo voi Grillo il vero politico sul quale, quello che rappresenta il suo movimento, la vera opportunità di riscatto di un paese assolutamente in difficoltà come quello nostro? Diteci cosa ne pensate, 342 4151 406, a dopo!